Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk che vi parla e oggi sono qui per presentarvi una guida semplice e veloce su come sconfiggere in successione anche da soli il capitano Vorn nella sua versione corrotta nelle torri di intercettazione livello 4. Come vedete io vado con il Rhino perché sono da solo e contro un boss così forte preferivo avere un Warframe un pochino overpowered appunto come il Rhino che è decisamente fin troppo forte in solitaria. Utilizzo il Soma con i danni corrosivi, che è il classico danno che utilizzo nelle torri Orokin, e poi ho della K stiletto con danno magnetico. Dopo vi spiegherò per quale motivo. Modalità intercettazione, quindi io conquisto i 4 checkpoint. Chiaramente una volta conquistati dobbiamo difenderli fino al raggiungimento del 100% dei punti. Dopodiché, raggiunto il 100%, ci verrà richiesto di uccidere tutti i nemici rimasti. Bene, qui inizia il bello. Dobbiamo ucciderli tutti tranne uno. Lasciatene uno in vita. Il video è tutto accelerato, più avanti sarà accelerato ancora di più perché non volevo annoiarvi vedendo un gameplay comunque abbastanza sterile, c'è poco da vedere. Le missioni di intercettazione le conoscete già tutti. Fondamentalmente, lasciato l'ultimo avversario in vita, dovremmo semplicemente aspettare fino allo spawn, ovvero fino all'arrivo del capitano Vorr corrotto. Questo è il quarto tentativo che faccio. In tutte e quattro le partite, il capitano Vorr è sempre uscito. Per cui non vi posso garantire che esca al 100%, ma finora a me è sempre uscito. Vedete, ho lasciato un drone Corpus in giro per la mappa. Io mi sono allontanato per evitare che la mia sentinella lo uccidesse. Mi raccomando, restategli lontani perché nel momento stesso in cui lo uccidete finisce la missione. Raccogliete gli oggetti nel frattempo, aprite gli armadietti carteggiati. Io qua sto provando le combo con la Vandal Prova, giusto per perdere tempo. E ad un certo punto arriverà il capitano Vorr, eccolo qua. Farà le sue due battute, dopodiché apparirà sulla mappa e potremo affrontarlo. Io all'inizio lo affronterò, come vedete, con la K stiletto con magnetizzazione. Perché? Perché la K stiletto fanno principalmente danno da impatto e assieme a magnetizzazione mi permettono di eliminare la porzione di scudo di energia del Capitano Vorr più rapidamente e poi evito di consumare munizioni del Soma per niente. Il Soma poi, come vi dicevo, l'ho settato con i danni corrosivi, che sono i danni che uso sempre nelle torri Orokin. La corrosione non è il danno migliore per affrontare il Capitano Vorr nella versione corrotta, però ne approfitto del video per farvi vedere che effettivamente non ci sono grossi problemi e lo riesco a tirare giù tranquillamente da solo, pur avendo il danno corrosivo. Qui l'ho perso di vista un attimo, era entrato nella stanza e non me l'ero reso conto. Comunque, si teletrasporta in giro, ma se siete da soli si teletrasporterà sempre vicino a voi. Continuo a massacrarlo di colpi. Qui mi va via Iron Skin, ma io non la ricasto subito perché ho ancora una buona porzione di scudo. Aspetto che mi scenda lo scudo e la riutilizzo. Perché comunque non avevo moltissima energia e quindi ho preferito cercare di non sprecarla. Perché comunque il Capitano Vorr può fare molto male, quindi state attenti. Ecco, l'ho ucciso. Vado, mi raccolgo il mio bel drop. Per vedere quale mod abbiamo preso, dovremo aspettare che Vorr finisca di parlare. Nel momento in cui sparisce la sua immagine col suo dialogo, comparirà, ecco, vedete, la mod che abbiamo droppato. Niente che dire, mi sembra un metodo veloce, semplice, potete farlo anche da soli. Alla fine uccidete l'ultimo mostro e la missione è finita. Spero che il video vi sia piaciuto e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!